Il nostro obiettivo è quello di condividere una serie di linee di azione per affrontare da un lato l'emergenza e dall'altro le misure strutturali necessarie per uscire dall'emergenza, per predisporre il Piano Nazionale per la Qualità dell'Aria, di identificare programmi comuni che possono essere cofinanziati dal governo e dalle regioni a partire dall'aumento della capacità di trasporto pubblico locale, che è essenziale per affrontare il tema della mobilità, che è uno dei temi critici per la protezione della qualità dell'aria, e lavorare congiuntamente a livello europeo per identificare il bacino padano come un'area con caratteristiche meteoclimatiche e orografiche particolari. Infine, oggi ho annunciato alle quattro regioni che sono stati messi a disposizione, con un decreto che è stato firmato oggi, più o meno 40 milioni di euro per sostenere gli investimenti a livello regionale, a livello locale, per l'ammodernamento o il potenziamento del trasporto pubblico locale. 40 milioni per le quattro regioni, che sono destinati all'acquisto di mezzi Euro 6 per il trasporto pubblico oppure per il trasporto elettrico. Sul tema del trasporto pubblico locale avremo un incontro come regioni mercoledì mattina con il governo. Voi sapete che chiediamo il reintegro totale dei finanziamenti, anche alla luce delle considerazioni emerse oggi in maniera molto chiara di come spostare la mobilità delle persone, oltre che delle merci, sul ferro è uno dei contributi più importanti alla qualità dell'aria. Ministro Clini, lei oggi ha affermato che misure come la chiusura al traffico dei centri cittadini può risultare inefficace. Questo è vero anche per la zona C di Milano di congestion charge? Inefficace, non so dov'è che avrei detto questa cosa? Bruxelles. No, allora sì, va bene. Allora, ho detto che l'inquinamento atmosferico di un comune, per esempio in Lombardia, non ha origine nel comune stesso, e che dunque gli interventi isolati in quel comune, per esempio a Milano, rischia di non essere efficaci se non sono accompagnati da misure che riguardano l'intera area dalla quale provengono le sorgenti emissive. Ha bisogno di altre misure di supporto e che aggrediscano le molte sorgenti inquinanti. Per cui c'è il traffico, c'è il riscaldamento, ci sono le attività agricole. Il blocco del traffico ha degli effetti ovvi, che sono quelli di ridurre le emissioni puntuali delle automobili che circolano e che vengono fermate, perciò comunque ha un effetto. Se ci trovassimo in un ambiente chiuso, nel quale sostanzialmente la qualità dell'aria dipende dalle emissioni all'interno, è evidente che fermate quelle emissioni il problema è risolto. Milano non è sotto una campana di vetro.